Guardi, la visita nasce dal fatto che per Fratelli d'Italia si entra in carcere prima di tutto a incontrare gli agenti della polizia penitenziaria, uomini e donne in divisa che spesso sotto organico presidiano legalità e sicurezza, lavorano in condizioni molto spesso disumane e hanno bisogno di sentire che lo Stato è dalla loro parte. Abbiamo una serie di proposte di legge sulla polizia penitenziaria, è l'unica polizia il cui capo non veste la divisa, ne è arrivato uno che è una sciagura del genere umano anche alla luce delle battute che ha fatto, e lo dico con gioia, da queste terre sugli eroi antimafia. E per esempio nelle nostre proposte di legge vi è che il DAP deve essere in mano a un agente della polizia penitenziaria, perché conosce i problemi degli agenti della polizia penitenziaria, così come stiamo cercando di rivedere il reato di tortura, che nella sua versione psichica vuol dire consegnare gli agenti della polizia penitenziaria in ostaggio a certe persone, così come stiamo immaginando investimenti nei carceri per la no fly zone dei droni per il tramite dei quali consegnano tutto, la schermatura delle carceri, perché qua non è successo nulla, ma nel marzo del 2020 vi sono state rivolte devastanti coordinate dalla criminalità organizzata dall'esterno, e oggi gli agenti della polizia penitenziaria assistono a quello scempio morale di un ministero che si costituisce contro gli agenti della polizia penitenziaria e non contro i detenuti, che hanno generato decine di milioni di danni allo Stato italiano. Ebbene, ci dovrà pure essere un partito che viene qui a incontrare loro, a stare al loro fianco e a dire che abbiamo tutta un'altra visione della politica carceraria italiana. Per quanto riguarda i detenuti in sovrannumero, la risposta nostra è di una facilità straordinaria. Il refrain della sinistra è svuota carceri, misure alternative alla detenzione. Noi abbiamo detto che con il PNRR c'era la possibilità di un grande investimento in termini di edilizia carceraria, e poi abbiamo una proposta semplice, incredibilmente già anche approvata dal Parlamento italiano a prima firma del sottoscritto. Abbiamo 60.000 detenuti circa in Italia, 20.000 di questi sono detenuti stranieri. Bene, noi riteniamo che chi è venuto in Italia, ha commesso dei delitti, ha rotto il patto di cittadinanza del popolo italiano, possa scontare comodamente la pena nel paese di provenienza. Così assaggia anche la civiltà giuridica delle loro patrie galere, sono 20.000 in meno. Abbiamo già risolto il problema del sovraffollamento carcerario, e lo abbiamo risolto mandando a casa dei delinquenti che ci costano 137 euro al giorno. Giusto per i suoi telespettatori, provate a fare 137 euro il costo medio di un detenuto, per 20.000 i detenuti stranieri, per 365 giorni all'anno, e abbiamo anche trovato i soldi per l'edilizia carceraria. Una visione che guarda i detenuti, che guarda la giusta formazione, integrazione e possibilità di riscatto da quello che deve essere ovviamente una condanna da scontare, e nello stesso tempo il potenziamento di tutta la parte che riguarda non soltanto la polizia penitenziaria e non soltanto questo carcere, ma penso alla realtà per esempio di Rossano, ma penso a tutte le altre realtà calabrese, da Reggio a Vibo Valentia, e nello stesso tempo pensare a tutto ciò che riguarda la parte psichiatrica, dove purtroppo ci sono soltanto 14 medici rispetto a oltre 90 casi soltanto nel carcere di Catanzaro. Questa è la politica dovrebbe fare, potenziare le unità, dare a Rossano tutta quella parte sanitaria che è venuta meno e che troppo spesso adesso vede un carcerato non dover essere assistito nella stessa ovviamente zona di detenzione, ma dover trasferirsi o aspettare un medico dall'ASP, che sappiamo spesso a tempi molto lunghi. Numerosi casi di suicidio, soprattutto quando ci sono casi dove le sentenze arrivano a distanza di 20 anni. È questo che lo riteniamo incredibile per una riforma della giustizia che dovrebbe dare certezza rispetto a quello che deve essere ovviamente riconosciuto alla vittima piuttosto che all'aggressore, ma con tempi altrettanto certi e altrettanto brevi. Qui abbiamo casi di persone che sono entrate in carcere per un reato commesso 20 anni fa.